Non c'è niente da ridere, ma noi ridiamo lo stesso perché la vita è già troppo amara. Sì, stavo parlando dall'oltretomba, scusate, rifare. Gentile pubblico, buonasera. Oggi sono nelle vesti di un muratore bergamasco perché questo è un video tappabuchi. Allora mettiamo subito un tappo. Eccolo qua, buonasera. Oh, eccoci! Mi rendo conto che l'unico che dovrebbe essere tappato, però mi dispiace per voi, dovreste subirmi anche oggi. Signori, buonasera! Allora, ormai sulla bocca di tutti la news positivissima di collaborazione tra Google e che la zucchina Marsa, buonasera anche a lei. Per quanto riguarda WhatsApp, che finalmente arriva su smartwatch, Wear OS in via ufficiale, ancora in beta, però comunque è l'ufficialità, c'è l'ufficio. C'è l'ufficializzazione riannunciata al Google I/O di quest'anno. Ma noi oggi vogliamo strafare. Ma chi siamo per fermarci a così poco? Vi conviene guardare tutto il video perché parleremo anche di Telegram. Sapete, è stata dismessa più di 2 anni or sono fa. Ma noi ce ne sbattiamo. Anzi, il gesto parte proprio da qua. Yeah! Venite con me, condividete il video e lasciate mi piacque. E vorrei partire con dei doverosi ringraziamenti al team di tutto Android per avermi prestato questa galassia osservatrice quarta. Chiaramente un prestito a tempo indeterminato! Ma Marisa, non ci pensare neanche. Abbiamo concordato col tuo manager 65 secondi. Praticamente devi dire per 65 secondi tutto Android, tutto Android. Tutto Android, tutto Android, tutto Android, tutto Android, tutto Android, tutto Android. Basta, se no cambiamo canale! Grazie alla Mitici. Requisito, purtroppo serve Wear OS 3.0, che anche qua colgo l'occasione per consigliarvi di non comprarvi quelle cagate fumanti dei TicWatch, perché TicWatch è un'azienda marcia a livello di update, non aggiorna quasi mai i loro orologi, come lo slogan dei Pampers: nasce, no, non cresce neanche, nasce e muore diretto. Innanzitutto, per avere WhatsApp sullo smartwatch dovete recarvi il link in descrizione per abilitare la beta di WhatsApp. Quindi praticamente cliccate su Become a Tester. Non funziona? Become a Tester. Con la testa funziona. Basterà tornare nel Play Store e riceveremo sicuramente un aggiornamento. Vedete, WhatsApp Messenger Beta. Tanto non preoccupatevi, la beta è più stabile della stabile. Andiamo sul Play Store e cerchiamo WhatsApp. WhatsApp Messenger, eccolo qua, l'applicazione ufficiale. Molto bene, si è installata, apriamo. No, disinstalla, ha messo un'ora. Riciclo un'invenzione del video scorso, il porta Madonna. A posto. Dai, Ma forse serve un po' una spinta d'aria compressa. Andiamo. Ha finito, ha finito. Apri. Eccolo qua. E c'è un codice. Continua sul telefono. Vedete, ci arriva subito la notifica correttamente. Confermiamo. Impronta. Accesso in corso. Eccolo. Caricamento chat. E adesso dovrebbe già essere perfettamente configurato. Per i gentili amici col Pomophone, quest'app non è disponibile ufficialmente. Incredibile. Non ancora. Almeno non è stata annunciata per il momento. Per una volta abbiamo una collaborazione importante prima su Android e Google. Però sull'Apple Watch c'è sempre stato WhatsApp 2, che potete scaricare, quella è la controparte, è un'app WhatsApp non ufficiale. Ma vedete la schermata principale con tutte le chat tranquillamente. Noi possiamo entrare e vediamo cosa possiamo fare. Quindi la velocità è abbastanza buona. Possiamo tranquillamente ascoltare degli audio molto facilmente. Chi è in questa conversazione? Come chi è? Ma che cacchio di pulsante è? Ma che domanda è? Possiamo aprirla nel telefono. In realtà abbiamo ben poco di roba, però forse ci sono anche le reaction. No, non c'è una mazza. Ma finalmente le cose importanti, quello che ho sempre detto, il metodo più immediato di risposta, ovviamente gli audio, tocca per registrare. E a questo punto parte la registrazione senza dover tenere premuto, perché se tenere premuto così magari ti si imbici, te sfracelli diretto contro il palo della luce. E possiamo inviarlo tranquillamente. Vedete, è veloce, veloce, molto veloce. Non è vero, non l'ha ancora inviato, si è sminchiato tutto, perfetto. Partiamo male, ma di un male. Mi aspetto dei bug. Bugman! Alcuni utenti mi hanno segnalato che non va proprio benissimo, che a volte si disconnette. Ok, si è inviato, per cui vi consiglio di provarla. Per curiosità, valutare anche quanto consuma, dipende un po' dagli orologi. Fate prima provare sul vostro pellame. E allora! Molto tranquillo. Ah, vedete, bello, ci sono anche i controlli del volume, pratici, pratici. Possiamo anche riprodurlo in 1.5.2x e possiamo scegliere come rispondere con delle risposte rapide, faccine e persone, e possiamo ovviamente digitare anche quello che ci pare. Come siamo messi invece a livello di sticker, immagini, video? Supporta gli sticker, non supporta i video, supporta le immagini tranquillamente. Voglio vedere se si aggiorna in diretta. Scioppa, scrivo e arriva il messaggino direttamente. Perfetto, ok. Audio velocemente. Buonasera, le veline! Via.
Invia. Ok, l'ha inviato subito stavolta. Ok, vedete, va a momenti. Inviamo un meraviglioso sticker. Ci arriva la notifichina. Eccola di qua. Sticker che dalle notifiche stock dell'orologio non lo vediamo. Quindi ci tocca purtroppo anche far così. Doppio passaggio, ho preso smartwatch, però lo vediamo allora grazie all'applicazione. Vabbè. Ma signori, non finisce qui, perché volevo parlarvi anche di Telegram. Forse non tutti sanno che sugli smartwatch Wear OS possiamo installare veramente anche le app Android. Ovvio che non sono ottimizzate per orologio, però... Attenzione, popolazione! Leggevo di un tizio che si era cimentato a fare un client alternativo di Telegram fenomenale, chiamato WearGram, che sembrava una figata assurda da vedere dagli screenshot, tutto ottimizzato con la grafica nuova, gli audio perfetti, tutto quanto, però non ha mai visto la luce. Perché guardate qua, attenzione, WearGram, lo possiamo cliccare, c'è nel Play Store, ma dice questo prodotto non è disponibile nel tuo paese. Al che qui per qui, qui qua qua, pensate ovviamente subito a una VPN. Vedete, ci sono degli scenari di utilizzo concretamente utili. Può capitare più di qualche volta che qualche programma, servizio non sia disponibile in un paese o in un altro. Noi ce ne sbattiamo le melonare e potete attivare NordVPN per geolocalizzarvi virtualmente in un altro stato. Ma soprattutto anche il periodo, so che volete viaggiare, volare, non fatevi saltare in aria con un petardo. Sfruttate la VPN perché potreste trovare dei prezzi più vantaggiosi con la VPN attiva. Per esempio hotel, alberghi, voli, voli. Oh, lo so che siete sempre alla ricerca del low cost Marisa Airlines, volo per Lourdes, andata, forse ritorno. Ma noi abbiamo un equipaggio di professionisti. Ecco, magari eviterei questa compagnia. E ovviamente è sempre importante anche la security. Quando vi connettete a reti wifi pubbliche è sempre meglio averci la VPN attiva, per sicurezza che non ci sia qualche marto dietro di voi che... Pronto a inchiappettare? Ah, no, cercavo una presa elettrica per... Link in descrizione, solito codice sconto, soddisfatti o rimborsati. Dai, ma stiamo precipitando! Mayday! Ma tieni quel manubrio! No, Mayday, artrosi! Dicevamo, purtroppo in questo caso WearGram l'hanno rilasciata per sbaglio nel Play Store, ma in realtà non è disponibile penso da nessuna parte e non si trova la pick up in rete perché lo sviluppatore non l'ha resa disponibile effettivamente, ed è un grande peccato. È un progetto morto perché Google non gliel'ha mai approvata per mettere sul Play Store, e quindi portala, ritiriamo fuori, porta, ma non è, perché non è possibile. Vogliamo provare ad installare l'app di Telegram per smartphone su Wear OS, che adesso scioppe tutto, però secondo me è fattibilissimo. Vi basta scaricare Wear Installer 2 dal Play Store, lo trovate tranquillamente. Dovete andare nell'orologio, andare nelle impostazioni e cercare di attivare le opzioni sviluppatore. Allora, per esempio, in questo orologio si fa andando su codice modello, no, versione chiaro, no? No, ma lo so. Ecco, versione software, pigiate tante volte e si attiva la modalità sviluppatore. Tornate indietro, se avete l'opzione sviluppatore. O è questo, o è su numero build in altri orologi, cercate voi. Dovete attivare il debug USB e debug tramite Wikischio. Sul momento non funzionerà, dovrete tornare indietro, riaprire l'opzione sviluppatore, riandare qua giù, aspettare un attimo. Dopo un po' vi comparirà l'indirizzo IP e qui nell'applicazione dovete, ecco, ve lo chiede qua sotto, vedete IP address, voi inserite il vostro, fate done. A questo punto vi fa scegliere un'app. Se avete già Telegram installato sullo smartphone, ve la mostra già in questa lista, oppure vi scaricate una pick up da internet, per esempio da pickupmirror.com, lo selezionate, vi dirà che non è per Wear OS, ve ne sbattete altamente le basisiole e fate install, e dopo un po' si installerà correttamente. E vedete qua che abbiamo l'applicazione di Telegram per Wear OS, una cagata, nel senso che è tutto gigante, però più usabile del previsto. E ovviamente è anche un'app molto più completa, voglio dire, di WhatsApp. Ah, e aspettate fino alla fine, vi devo dire una roba importantissima prima che sminchiate tutto. Però, se andiamo per esempio nei messaggi salvati, vedete abbiamo la disponibilità di tutte anche le emoji animate, abbiamo i messaggi vocali, possiamo riprodurli, anche in questo caso 1x, 1.5, 2x, è che è tutto gigante. Sembra che non riusciamo neanche a pigiare il tasto per registrare, in realtà sì, perché
basta, fa così e funziona. Poi è talmente grosso, cosa? Dico il tasto, che comunque riusciamo a premerlo. In realtà funziona tutto perfettamente, potenzialmente anche la posizione potremmo anche condividere. Vedete, poi c'è invia la posizione. Certo, siamo proprio in mezzo all'oceano. L'unico problema è che quando andiamo indietro si chiude l'app, perché non ha la gesture per tornare indietro, che è concepita da Wear OS. Però tendenzialmente molti smartwatch ormai hanno il tasto indietro fisico, vi basta pigiare il tasto indietro, è comunque comodo lo stesso. E considerate che qua possiamo addirittura vedere ovviamente tutto. Abbiamo effettivamente proprio l'app completa, quindi in realtà qui possiamo addirittura riprodurre dei video. Per esempio qui andiamo nel canale di clip di Jerry, vedete, possiamo andare indietro, ne riproduciamo un altro. Fate quello che volete, ecco, grazie. Jerry, pure Jerry dice, non sbatte più niente, neanche a Jerry, fate quello che volete. Ah, ma è partita da sola la clip, bravo, grazie. Tra l'altro, vedete, c'è anche un link, per esempio, lo apriamo. Vi consiglio negli smartwatch, cioè comunque se volete proprio un extra, addirittura vi potete anche scaricare dei browser. Per esempio su questo c'è il browser di Samsung e ci ha aperto correttamente il link. Comunque vedete che nonostante sia un'app per smartphone pesante, comunque la reattività è molto buona. Cioè le offerte della Marisa, possiamo andare qua. Per esempio c'è questa offerta, il mouse al volo. Vi invito a entrare ovviamente nei canali telegrammici della Marisa. Vedete, c'è il tasto apri, si apre tranquillamente anche questo. Cioè alla fine si riesce potenzialmente a fare tutto. Signori, che dire, l'unica incognita rimangono l'autonomia, le notifiche. Vi dicevo prima, c'è una roba importante da tenere in considerazione. Se non vi piace esattamente quanto è zoomato il tutto, perché tipo adesso è tutto compenetrato, però dall'app che vi ho consigliato prima potete andare qui nel menu, e attivare la custom watch density, cambiare la densità del... Ho fatto il gesto, vi devo tirare un pugno. Ah, porca! Scusa, volevo dire porta, la porta è aperta. Mo, qua di default si mette 400, non esagerate. Se voi mettete watch density 200, per esempio, e a questo punto quando farete send si aggiornerà in real time. Vedete, si rimpicciolisce tutto di più, però in questo caso non riusciamo più a pigiare il tasto per fare gli audio, quindi dovete cercare un compromesso. Quindi facciamo un reset, così ritorna come era standard. E quindi, boh, fate un po' voi. Volendo potete provare anche tutte le altre app che volete, mal che vada si sminchia tutto, cioè non è che... Quindi che altro dire, siccome non ho una conclusione del video, la termineremo in questa maniera. Vi lascio in buona compagnia. Condividete e mettetemi piacque.